Noi diciamo che abbiamo preso la decisione di diciamo, agire attraverso i canali istituzionali. Non vogliamo fare cose attraverso i media, ma ci faremo sentire attraverso i canali quelli che diciamo, sono diciamo, AIA e Lega. Quindi diciamo che seguiremo questa strada e penso che sia quella giusta, per cui diciamo, i torti ci sono stati, ma comunque diciamo che bisogna sempre rimanere nell'ambito delle istituzioni, no? Quindi noi seguiremo quella strada. Io spero che questa lettera possa essere l'inizio di una collaborazione, di un aiuto concreto da parte dell'imprenditoria genovese. Spero che ai 35 se ne aggiungano anche altri, che possano veramente, darci una mano concretamente e non solo moralmente. Quindi diciamo, li ringrazio. Spero che questa sia solo l'inizio di una collaborazione futura. Allora, noi abbiamo fatto un mercato che poteva essere fatto prima, però alla fine abbiamo cercato di prendere giocatori importanti, gli arrivi di Vigliardi, di Juricic, di Winks, diciamo, sono tutti arrivi Pussetto alla fine, adesso non vorrei dimenticare qualcuno perché diciamo di cose, sono tutti stati acquisti che hanno dovuto avere il suo tempo perché diciamo, non erano operazioni facili. Le abbiamo concluse, è chiaro che molti giocatori sono arrivati qua che erano fuori rosa nelle loro squadre, quindi si allenavano con gruppi ristretti di giocatori e ci stanno mettendo un po', ci hanno messo un po' ad entrare in forma. Quindi sicuramente il mister non ha avuto diciamo, i giocatori, diciamo, quelli, i nuovi acquisti pronti per farli giocare. Io credo che in queste prossime partite pian pianino entreranno tutti in forma, qualcuno l'ho già visto molto più pimpante e attivo nelle gare in cui ha giocato e quindi diciamo questa è una squadra che appunto con il lavoro di Giampaolo dall'inizio del ritiro e con appunto l'entrata in forma dei giocatori che sono arrivati io credo che questa squadra si possa tirare fuori da queste acque brutte. Purtroppo diciamo, una cosa che non gestiamo noi che diciamo che è in mano a Vidal e a Banca Lazard quindi diciamo che le voci ci sono, io ovviamente le voci che però ovviamente sono quelle che leggo da voi, so che ci sono delle persone, dei soggetti che stanno studiando questi famosi numeri, dirvi a che punto sono, obiettivamente questo non lo so. Io diciamo che abbiamo scelto un po' la linea di aspettare, tanto vuol dire dobbiamo andare avanti, aspettare e quando arriverà qualcuno saremo qua e, diciamo, a capire cosa vorranno fare. Quindi, diciamo, per ora noi ne facciamo finta che non ci sia niente e andiamo avanti per la nostra strada. Se il mister ha totalmente la nostra fiducia, come dicevo, io già in ritiro dissi che per noi questo, cioè per noi questo allenatore è un valore aggiunto perché appunto l'anno scorso era subentrato e qualche difficoltà poteva averla avuta. Quest'anno, partendo dall'inizio, è vero che poi la squadra è stata completata un po', diciamo, durante il mercato, quindi gli ultimi sono arrivati a fine mercato. Però sicuramente il suo lavoro, come ha sempre dimostrato anche nella stampa precedente, ha sempre dato i suoi frutti. Io sono appunto tra un calendario difficile e dei giocatori che hanno sicuramente sono arrivati e non erano nella forma fisica migliore. Però io credo che alla fine i valori, come dicevo prima, verranno fuori e il mister deve stare tranquillo perché la fiducia ce l'ha da tutto il CDA.